Buongiorno, allora sto andando a lavorare, poi Dominique, ho tante novità da raccontarvi, però ve le racconto dopo perché adesso fra un'ora entro a lavorare, quindi sono, ho paura di non farcela. Dopo vi racconto tutte le novità che ci sono state in questi giorni, perché ce ne sono state davvero tante, tante. Poi due o tre, però notizie bellissime. Adesso vado e ci vediamo dopo, che tra l'altro devo buttare via tre sacchi della spazzatura. Mamma mia, non so come facciamo a riempirli così tanti, però vabbè, comunque vado e ci vediamo. Allora, sono arrivata a lavorare, mi sono già cambiata, ho risolto il problema per montare i video, perché il programma editing non mi funzionava più, non ho capito bene perché. Comunque già ho risolto il problema. Poi questa sera uscirà il video che doveva uscire già qualche giorno fa, però appunto con il fatto che non riuscivo a editare il video non potevo farlo uscire. Comunque ve le dico adesso le novità, perché poi dopo sicuramente non avrò tempo. Praticamente, allora, come sapete, Marco è stato operato per la seconda volta, l'operazione sua, tutto a posto, adesso è a casa, ha i punti all'addome, però comunque si sta riprendendo, piano piano si riprende. Poi, vi avevo detto che quando avrei preso il cane, vi avrei portato con me, però appunto non ho avuto tanto tempo, quindi abbiamo preso il canino è a casa, tanto poi stasera comunque ve lo faccio vedere. Vi ho detto che non avevo tempo dopo per vloggare, tanto tempo per vloggare, perché appunto quando esco devo correre a casa, devo prendere il canino e portarlo dal veterinario, perché dobbiamo fargli mettere il microchip e poi una piccola visitina, nulla di che, la classica visita che si fa a tutti i cuccioli. Dorme sempre, ha un dormiglione allucinante, beve tantissimo, infatti non so perché beve così tanto, forse non so se è normale oppure no. Comunque, se qualcuno di voi ha visto un cane piccolo, cioè nel senso cucciolo, e un Rottweiler, soprattutto perché comunque abbiamo il Rottweiler noi, quindi se qualcuno di voi sapesse perché beve così tanto, se fosse una cosa normalissima oppure non lo è, me lo faccio sapere, perché beve a dismisura, proprio ogni 3x2 è a bere. Infatti avevo chiamato il mio ragazzo e stava dormendo il canino, è bellissimo, veramente è un cucciolino, è bravissimo, comunque nonostante sia ancora piccolino, però comunque sta già ubbidendo un pochino, non tanto, però comunque tante cose sì. Il presepe, quello che è dell'alberio di Natale, l'ha distrutto, nel senso ha buttato giù tutti i personaggi del presepe. Comunque tanto a casa, poi vi faccio vedere tutto. Quando l'abbiamo portato a casa piangeva, era impaurito, ora si sta ambientando, pian piano si ambienta per bene, paura comincia a averne meno, certo ancora è normale che un po' di paura, ancora quella normalissimo, però piano piano incomincia a smettere di aver paura. La notte dorme tranquillo, cioè ieri sera tipo vede la televisione, io tra l'altro mi sono addormentata sul divano e lui dormiva, si tappeto quello rosso che abbiamo in salotto, siamo andati a letto, ha dormito fino a stamattina lì, non si è mosso su un millimetro, è veramente un dormignone proprio. Comunque adesso devo entrare a lavorare, poi vi faccio sapere come è andata dal veterinario. Ci vediamo dopo. Allora, sono uscita dal lavoro, adesso devo correre a casa a prendere il canino, perché lo devo portare dal veterinario, e poi devo passare a prendere forse mia mamma, perché viene con me, infatti ora la chiamo. Comunque adesso corro, anche se chiude alle 7:30 il veterinario, però prima si fa meglio è. Ci vediamo. Sono appena arrivata a casa, ora prendo il canino e porto dal veterinario. Ci sono un po' di cambiamenti di programmi, nel senso che mia mamma
non viene con me perché era andata a fare seppellire ancora il parrucchiere, quindi in sostanza vado da sola. Speriamo che non abbia avuto paura del campanello. È un po' pauroso. Prima ho sentito i rumori, meglio è. Comunque adesso sento anche il veterinario, se è una cosa normale che beva così tanto, perché secondo me non lo è. Ora sentiamo cosa mi dice. Poi sento anche per il secondo vaccino, quando lo deve fare. Beh, qui nessuno mi apre, devo prendere le chiavi. Ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata a casa, abbiamo già cenato, abbiamo già portato anche il cagnolino fuori. Comunque il veterinario ha detto tutto a posto, nel senso, ci sono alcune cose magari che non vanno bene, comunque tutto a posto, ora ve lo faccio vedere, è bellino, morire, morire. E lui è Zach, sì, e lui è Zach, amore. Ora piange un pochino, però andiamo, vabbè. Non gli voglio darvi da mangiare, anche perché praticamente tutto quello che ha mangiato, cioè doveva mangiare tutta questa cioccolata, e non è che l'abbia mangiata tutta, nel senso, quelli che dove abbiamo preso il cane praticamente gli davano questo qui. Nel frattempo sto asportando il video di perché giorno fa, quello che appunto vi dicevo oggi sarebbe uscito, però lo sto ancora asportando perché mi sarà bloccato. Comunque questo era il mangiare gli davano, e non lì poi si è comprato questo qua con il lupo, quindi si mischiamo questo un po' con questo, e poi lì si era comprato anche questo, però non lo mangiano, se non mi piace. Infatti tutto quello che è praticamente qui dentro, a parte questo chicchino qui, quelli più scuri, questi un po' più chiari, tipo questo, vedo? Sì. Questo più chiaro ovviamente sarebbe questo qui blu. E non me lo mangia. Adesso devo trovare. Ora domattina provo. Oh scusa amore. Domattina provo con quegli altri due a mischiarli. Nel frattempo sto sparecchiando, devo rigovernare ancora, perché appunto ho portato fuori che mia, perché aveva bisogno, mi scappavano urgentemente. Comunque adesso rigoverno e noi ci vediamo. Allora siamo già pronti per andare a letto, nel frattempo c'è il canino che sta annusando. Amore, che c'è? Comunque non riesco ad asportare il vlog, quello che vi dicevo di qualche giorno fa. Boh, adesso vediamo un po' quando riesco a farlo uscire, perché è già la quarta volta che provo a esportarlo e non me lo fa esportare. Comunque ci parlo a bassa voce perché Marco è già a letto che dorme. Nel frattempo giochino lì, si giochino, il canino voglia di giocare. So che tanto me lo chiederete, e poi non ve l'ho detto, ma sì, come si chiama il canino? Ma si chiama Zach. Comunque, io vi mando un enorme bacio, vado a letto perché domattina ho la sveglia abbastanza presto, quindi vi mando un bacione, vi auguro la buonanotte, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte!